Commissario Arcuri, buonasera. Sono Salvo Altadonna, un docente palermitano. Come centinaia di migliaia di insegnanti, in questi giorni ho ricevuto la fornitura che tu ci hai inviato per poter procedere con l'anno scolastico, ricevuta dal mio dirigente. La prima cosa che noto è che queste mascherine non hanno il classico ferretto che serve per fissarle al setto nasale. Motivo per cui dico, io sono uno di quelli con gli occhiali, quindi fortunato riesco a trovare come bloccarli. I miei colleghi invece credo che, vediamo se è vero, sì, cominciando a parlare, chiaro, facendo lezione, parlando con i ragazzi, ecco, come vedi il setto nasale è subito esposto. Ma non basta, al tatto diciamo che sembra poco più che carta igienica. Dopodiché ho fatto anche la classica prova della fiammella, così un metodo della nonna. Vediamo se... E sembra che 9 volte su 10, caro Arcuri, succeda questo. Ecco, la fiammella si spegne subito. Ora io non sono un esperto, non sono un laboratorio, non sono un tecnico, però io credo che non ci si possa permettere di aprirsi la bocca parlando di scuola e trattando in questo modo docenti ed alunni, perché la qualità delle mascherine date agli alunni è esattamente la stessa, se non addirittura peggiore. In più, credo che da analisi che sto commissionando, di poterti far sapere nei prossimi giorni se l'igienizzante che è arrivato è effettivamente virucida o meno. Questo, diciamo, è il primo messaggio che mando a te, perché da commissario straordinario, senza gare d'appalto, con l'acquisto diretto, forse per la fretta, hai dimenticato che la responsabilità penale di quello che succede nelle scuole sta ai dirigenti scolastici e ai docenti. Quindi o il MIUR decide di mandare nuovamente danari alle scuole che possono prendersi la responsabilità di acquistare il materiale che ritengono più opportuno, prendendosi in toto appunto le responsabilità, o caro commissario, credo che questa non sia la strada giusta per garantire il minimo di rischio in quest'anno particolare.